si accorge di quanto vale quando comincia a mancare, quando si sente quel senso di asfissia che gli uomini della mia generazione hanno sentito per 20 anni e che io auguro a voi giovani di non sentire mai. Vi auguro di non trovarvi mai a sentire questo senso di angoscia, in quanto vi auguro di riuscire a creare voi le condizioni perché questo senso di angoscia non lo dobbiate provare mai. Ricordandovi ogni giorno che sulla libertà bisogna vigilare, vigilare, dando il proprio contributo alla vita politica. Quindi voi giovani alla Costituzione dovete dare il vostro spirito, la vostra gioventù, farla vivere, sentirla come vostra, metterci dentro il vostro senso civico, la coscienza civica, rendersi conto che ognuno di noi nel mondo non è solo, che siamo in più, che siamo parte, parte di tutto, un tutto nei limiti dell'Italia e del mondo. Ora io ho poco altro da dirvi, in questa Costituzione c'è dentro tutta la nostra storia, tutto il nostro passato, tutti i nostri dolori, le nostre sciagure e le nostre gioie. Quanto sangue, quanto dolore per arrivare a questa Costituzione. Dietro ogni articolo di questa Costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi caduti combattendo, fucilati, impiccati, torturati, morti di fame nei campi di concentramento, morti in Russia, morti in Africa, morti per le strade di Milano, per le strade di Firenze, che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa carta. Quindi, quando vi ho detto che questa è una carta morta, no, non è una carta morta, è un testamento. È un testamento di 100.000 morti. Se volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione. Ringrazio tutti voi e tutte le persone che sono impegnate quest'oggi, che sono presenti qua oggi. Le parole sono tre. Le parole sono la prima, libertà. Oggi festeggiamo la libertà, se non ricordo male, di Gaber, la canzone Libertà e partecipazione, partecipazione e democrazia. Se noi non siamo capaci ogni giorno di continuare ad alimentare questa pianta va a morire. Il periodo è molto complesso, ogni tanto viene un pochettino di sconforto, ma dai, ma lasciamo perdere. Invece il fatto di continuare giornalmente, con tenacia, ad alimentare quella pianta è invece molto importante. La seconda parola è quella di grazie. Prima abbiamo sentito dei ragazzi parlare soprattutto di uomini, che io vorrei ringraziare al pari delle tante donne che hanno in quegli anni abbandonato una vita che poteva essere più serena per stare al fianco dei loro mariti, dei loro fidanzati, dei loro compagni di scuola e in silenzio combattendo una battaglia diversa evidentemente rispetto a quella che hanno combattuto molti uomini, hanno lavorato, hanno aiutato, hanno dato sul cuore. E vorrei ringraziare anche le tante persone non italiane che si sono impegnate in quell'importante battaglia. E parlando di battaglia arriviamo alla terza parola, che è quella della pace. Noi pensiamo spesso che la pace ci sia, tutto sommato viviamo in un periodo di pace e anche questo spesso la diamo abbastanza per scontato. Io vorrei ricordare a tutti voi che dal dopoguerra a oggi l'Europa, l'Italia ha vissuto un periodo di pace lunghissimo. Il fatto di esserci abituati a questa pace però non deve sembrarci come una cosa ormai da dare per garantita. In realtà noi abbiamo bisogno di continuare a coltivarla. E io mi permetto di dirlo oggi, anche perché siamo in prossimità anche delle elezioni europee, preoccupato dei dati che abbiamo visto per l'ultima volta ieri, perché adesso i sondaggi non verranno più distribuiti, sull'astensionismo. È vero che negli anni l'astensionismo è sempre cresciuto e che le elezioni europee sono sempre state viste come molto lontane, quindi meno importanti, e la gente si è poco badata, le persone hanno dato poca importanza, poco interesse alle elezioni europee. Così non è. Guardate che se noi abbiamo vissuto un periodo così lungo di pace,
è soprattutto grazie a questo ambizioso progetto europeo. È vero, e sono d'accordo con chi lamenta una difficoltà che evidentemente cresce all'interno di un contesto che è sovranazionale, ma questo non vuol dire che dobbiamo fare un passo indietro, vuol dire che in realtà dobbiamo fare 4-5 passi in avanti. Io mi rendo conto che in questo momento è molto facile additare qualcuno che tra l'altro è lontano, che non può in realtà rispondere come l'Europa per responsabile di quello che è successo. La responsabilità invece in buona parte è nostra e noi possiamo scegliere. Possiamo scegliere se distruggere quel progetto che ci ha dato pace per 70 anni o invece renderlo ancora più ambizioso. È evidente che nel mio ruolo non ho nessuna intenzione di suggerire a nessuno di voi che cosa fare, però vi chiedo una cosa, e vi la chiedo soprattutto per gli interventi che hanno fatto i ragazzi prima, di prestare invece molta attenzione in un momento che è particolarmente delicato. Alle porte dell'Europa stanno succedendo cose gravissime, a sud e a est, e noi questi dobbiamo cogliere come segnali importanti di allarme. Il progetto europeo e la coltivazione di un progetto di pace va coltivato tutti i giorni. Noi dobbiamo essere i primi responsabili di annaffiarlo quotidiano. Io quindi termino qua e auguro a tutti una buona giornata e viva la libertà. Che la signorina Barbara Tomé, siamo ben lieti di ospitare, che saranno anche stati orgogliosi di vanificare la propria vita i nostri martiri, sapendo che ci sono ancora dei giovani che si impegnano. Grazie. Cari concittadini, mi chiamo Barbara Tomé e sono una studentessa universitaria. Per me è un grande onore essere qui oggi a festeggiare insieme a voi questa giornata che rappresenta una tappa essenziale all'interno del cammino storico del nostro paese. Il 25 aprile del 1945, come sappiamo, l'Italia conquista la liberazione dall'occupazione della Germania nazista e la liberazione dal ventennio fascista. Quel giorno l'Italia iniziò il suo percorso di Stato democratico. Mi emoziona essere qui a rivivere insieme un evento così importante. Io, semplice cittadina di Malnate, nata e cresciuta in uno Stato civile che mi ha garantito l'uguaglianza, la libertà, che mi ha sempre permesso di esprimere la mia opinione e mi ha salvato dagli orrori della guerra, rifiutandola in ogni forma. La cultura della pace è il regalo più grande che si possa fare ad ogni essere umano. Ecco perché il 25 aprile è una festa viva che io per prima voglio festeggiare. Ci dobbiamo ritenere fortunati, perché abbiamo nelle nostre mani un dono prezioso, che purtroppo non appartiene a ogni popolo. Quella libertà per cui negli anni 43 e 45 i nostri eroi combatterono per conquistare un sogno. Allora mi sento in dovere di ricordare coloro che sacrificarono la loro vita in nome di questi valori essenziali, che oggi costituiscono la base fondamentale della nostra Costituzione. E non dimentico che anche Malnate ha pagato il suo contributo di sangue. In Italia, nella nostra terra, la resistenza sorse quando, caduto il regime fascista nel 1943 e firmato l'armistizio con gli alleati, le forze politiche antifasciste che si erano riorganizzate chiamarono il popolo alla lotta per cacciare i fascisti e i tedeschi. Non si trattò per l'Italia di continuare una guerra perduta, bensì di cominciarne una nuova, una guerra di popolo, una guerra di liberazione. Costituirono un movimento di resistenza forze eterogenee, diverse tra loro per impostazione ideologica, per sesso, per età, per censo, ma unite nel comune obiettivo di cacciare i regimi dittatoriali e di riconquistare l'amata libertà. La resistenza non fu di parte, che sia chiaro una volta per tutte, fu un moto popolare unitario per restituire dignità all'Italia intera. Ecco perché il 25 aprile non è una semplice data da imparare sui libri di scuola, né una festa che oggi, nel 2014, non ha più senso festeggiare, come alcuni sostengono. È in quei momenti che nasce lo Stato Democratico Italiano, è in quei momenti che i principi costituzionali vedono il loro inizio e si trasformano in realtà. È in quei momenti che gente come noi, animata da sentimenti patriottici, puri, temerari,
decide di pagare con la propria vita per la libertà di cui noi oggi godiamo. È una giornata dove è importante ricordare che cos'era l'Italia prima del 1945 e del 25 aprile. Era un regime politico totalitario, basato sul mito della nazione e del popolo come comunità chiusa, dove i dissenzienti, i diversi, i deboli, le minoranze etniche e religiose non potevano avere spazio, dove la politica non era luogo di confronto e ricerca del bene comune. No, la politica era violenza, era autoritarismo, e da tutto questo ci siamo liberati e abbiamo conquistato altri valori, quelli di una società pluralista che tutela e crede nei diritti individuali e collettivi, quelli del ripudio della guerra e della ricerca della pace tra i popoli, quelli dell'uguaglianza e della fraternità. Sono i valori su cui poggia la nostra Costituzione. Nella prima parte possiamo leggere i 12 principi fondamentali che esprimono in toto il concetto di democrazia. In particolare vorrei forse soffermarmi sull'articolo 3, che recita: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Questo articolo pone enfasi su un'uguaglianza non solo formale, bensì sostanziale, un'uguaglianza che permetta a ogni cittadino di raggiungere il benessere sociale in un contesto libero. Ecco qual è il dono più prezioso che abbiamo ricevuto in eredità da chi morì sognando la libertà. Oggi in Italia e in Europa serve ricordare la liberazione, si deve ricordare, perché si è aperta un'ondata autoritarie e illiberali che rappresentano una grave minaccia. Portano con loro il rischio di ripiombare nel buio di regimi dittatoriali, dove si assiste alla negazione di ogni individuo. Dobbiamo quindi stare in guardia e partecipare attivamente alla vita della Repubblica. Servono le istituzioni e serviamo noi. Là dove non c'è lo Stato, arriva l'abbandono, la perdita di fiducia e la criminalità. Là dove non ci siamo noi, non c'è partecipazione, non c'è interesse e non ci può essere Stato. Certo, è difficile trovare l'entusiasmo in questi periodi, in cui la politica ci ha mostrato i suoi lati più abietti, dove è prevalsa sul benessere comune la ricerca del profitto personale. È triste, ma è di fronte a tutto questo disgusto che abbiamo il dovere di dare un esempio di quella che è la nostra Repubblica Democratica. Perché, come disse Rui Barbosa, la peggior democrazia è preferibile alla migliore delle dittature. E noi oggi abbiamo la possibilità di migliorare la nostra democrazia, che, perché nascesse, ha visto la morte di gente coraggiosa e di valore. Vorrei concludere con le parole del partigiano Giuseppe Colzani, per rendere omaggio a uno dei numerosi ragazzi che non si arresero e credettero in un mondo migliore, fatto di diritti che purtroppo la dittatura aveva ambientato. Avevo due paure. La prima era quella di uccidere, la seconda era quella di morire. Avevo 17 anni. Poi venne la notte del silenzio. In quel buio si scambiarono le vite. Incollati alle barricate, alcuni di noi morivano d'attesa. Incollati alle barricate, alcuni di noi vivevano d'attesa. Poi spuntò l'alba ed era il 25 aprile. La nostra alba è arrivata, oggi siamo liberi. Godiamo di questa festa, che è festa di tutti. Viva la resistenza, viva la libertà.